Ok ragazzi, iniziata Macedonia Italia, ho paura, speriamo bene, nel dubbio abbiamo la solita possibilità di fare le macumbe come con l'Inter. Oh, Madonna Garmine, gioca Zaccagni, Politano immobile davanti, mi sento male, mi sento un gol esotico, quindi occhio. Dai! Mamma mia, un campo di patate, guarda come rimbalza palla, quando ho giocato io in terza categoria in promozione era meglio come campi, ed era fango. Vabbè, facciamo una macumba a Ciro che potrebbe sempre portarla bene, quindi... Dai Ciro, gol o assist, una grande prestazione. Ok, occhio, perché adesso Ciro farà almeno o un gol o un assist, una grande prestazione. Attenti. Non so se sarà possibile, ma il filtro che di solito azzecca sempre ha detto che segnerà e sarà il giocatore decisivo Cristante. Se succede io mi sento male, quindi una benedizione anche a lui, dai, così, una macumba anche per Cristante. Dai Cristante, dai. Ok, occhio a Cristante. Intanto abbiamo assegnato Barella così in due secondi, ma era oltre. Occhio, perché ho fatto la benedizione così, era già assist. Fammela rivedere. Sì, era oltre circa 42 metri, però quasi, quasi regolare. Vabbè, voi. Madonna mia, povero Barella che si è abituato a servire Lautaro Martinez e Turan, oggi deve servire Ciro. Oh, madonna mia. Ah, c'è il VAR ma non c'è la Golden Technology, robe esotiche, grandi. No, ragazzi, non voglio che succeda come quella volta al Mondiale che abbiamo attaccato, bombardato e becchiamo gol all'ultimo secondo, eh. Perché potrei far volare casa. Occhio. Calcia, Fede, ce l'hai il tiro. Bella sto, bello. No! No, calcio di prima, non serve. Ma che cacchio deve servire Ciro, che tanto sei scarso, calciati. Fede, che bello ancora Fede. Vai Fede, mannaggia. Vabbè, calcio d'angolo, adesso vogliamo il gol di testa di Cristante o De Mancini. Oh, madonna. Vabbè, facciamo una macumba di Marco, che mi sembra che abbia bisogno. Dai, di Marco, gol o assist come sempre. Ok. Cioè, la zona del campo là, madonna mia, giochi in terza categoria del Burundi, penso che il campo sia migliore. Salutiamo tutti quelli che giocano in terza categoria del Burundi. Guarda che bella! L'avevo chiamata, stava per far gol di testa a Cristante. Veniva giù lo stadio. Veniva giù lo stadio, ve lo dico. E anche a me veniva giù qualcosa. Infarto. Mamma mia! Di così. Il filtro. C'è arrivato vicino, eh. Vabbè, facciamo ancora una mini macumba perché deve... Cristante è un po' scarsino, quindi deve avere doppia macumba, ci sta. Dai Cristante. Ok. Che con la cazzata di Politano, ci fanno contro P, eh? Oh, c'ho un tiro, un gol. No, non mi è preso un infarto, ho perso solo 45 anni di vita, tranquilli. Poi siete scemi. Ma sì, facciamo giocare Politano terzino, Di Lorenzo regista e Barella ala. Ma sì, tanto Allegri, è diventato Allegri. Mamma mia, un medico. Guarda che bella, corri. Vai Sandro, palo, non ci credo, che sfiga. Palo in schiena del portiere, no, Sandrino. Vabbè, calcio d'angolo, adesso facciamo gol di testa, occhio. Dai Fede o Zaccagni, uno dei due faccia un cross perfetto, aria Cristante o Mancini e fa gol. Guarda che bello! Non ci credo! Stava ancora segnando di Cristante veramente, cioè. Non ci credo, miracolo sulla linea, no, non ci credo. Dai Ciro. Madonna, mi tocca tifar Ciro, cioè. Non so se è più difficile tifar Ciro in nazionale o tifar Cuadrado all'Inter. Non è facile, ve lo dico, è la scelta. Ma forse è più Cuadrado all'Inter, quello dico. Bella, vai Ciro! Ciro, che bello! L'assist, no! Si è fatto male il portiere dei Lori. Ma che sfiga, cosa hanno preso i difensori? Che salvataggio, l'assist di Ciro, ciò. Però si è rotto il portiere dei Lori. Occhio. Gigio se la ride. Ma no, Gigio, stai ridendo che l'altro portiere si è fatto male. No, Gigio, che brutta persona, Gigio. Ti picchio con questa penna. Oddio, l'arbitro ha ucciso uno della Macedonia. Mi sta simpatico l'arbitro, grande fallo infiltrato. Lo ha steso. Mike Tyson è diventato, passava, pum, cazzata praticamente che ha dato, e passa sola. Fine primo tempo, una partita orribile, ci vediamo nel secondo tempo, essendo gelato, una macumba a non finire, mamma mia che schifo, dai. Ok ragazzi, iniziato il secondo tempo, abbiamo il santo gelato, è entrato Zaniolo al posto di Politano, Zaccagni ha già perso una palla bruttissima, vi prego cerchiamo di fare bene e in casi estremi faremo altre macumbe, aiuto. Dai ragazzi, bellissimo Barella,
Ti prego, Ciro! Ciro! Immobile! Pingu, sciamano, fa sempre effetto. Perché se segna Ciro, sotto effetto di Pingu, può segnare chiunque. Mamma mia. Vabbè, ho fatto fare assist a Quadrado. Ho fatto fare gol a Correa. Se non faccio fare gol a Ciro. Che gol e che fortuna. Palo gol. Ma che traversa ha preso Barella. Arbitro, se annulli questo gol, io ti mando una macumba e domani mattina ti svegli col mal di pancia. Occhio. Allora, lo faccio, eh. Occhio. Occhio. E gol. Bravo, arbitro, che ha paura del Pingu Sciamano e convalida il gol. Bravo. Bene, 1-0, adesso tutti dietro e difendemos. Se alle 10 di sera, ragazzi, anche alle 10 di sera riescono i vicini a fare il bordello. Pazzesco. A trapanare, anche stavolta. Incredibile. Ecco, gli ho appena detto grande Mancini, mi si è rotto. Ma Cristoforo Colombo. Incredibile. Gigio, stai... Che cacchio ti rialzi? Ma perdi tempo. Ma sì, partiamo anche in contropia, perdi tempo. Pirla. Gigio. Hai visto i miei video in cui insultavo un anno l'altro anno, sto anno Sommer? Occhio a sta punizione, 10 minuti alla fine, ragazzi, vi prego. Non fermo stronzate. Ragazzi, Zaniolo della puttana. Ma porca di quella puttana. Ma sì, così impariamo a non chiudere le partite, ragazzi. Aspetta ancora un poco, Spalletti, per fare i cambi. Aspetta ancora un poco. Dell'ottantesimo, ho buttato dentro solo Zaniolo. Cristo. Ed è 1-1. Ale. Ha fatto il gol dell'anno. Vabbè, 10 minuti, adesso entra Gnonto e la ribaltiamo. Dai, adesso la vinciamo con Gnonto e Biraghi. Spalletti. Ma va a fanculo. Ma Gnonto, come fa a giocare in nazionale, ragazzi? Gnonto in nazionale. Ma Cristoforo Colombo, cioè. Mi domani mattina voglio firmare un contratto con una squadra di Serie A. Domani mattina. Tanto vengo a parametro zero, quindi sono già svincolato. Nice. Ma metti Raiteghi! Raspadori, che non ha mai visto campo con il Napoli. Sta facendo schifo. Tega il minore attaccante della nazionale cazzarola che è Raiteghi e dovrà essere in panchina. È una testa bene da non andare neanche sto anno a fare una competizione europea. È finita, ragazzi, 1-1. Complimenti, ragazzi. Dai che se la mettevo nelle chiappe da soli. Vabbè, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Se così vi ricordo, lasciate un like, commenti sul canale, attivate la campanella. Se no fate vengo a cercare, non trovo il telecomando. Vi picchio con uno che non è originale, ma va bene. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube, solito TikTok. E andatevene tutti a quel paese. Ciao. Spalletti, ragazzi. Mamma mia, è schifo. Ciao.